Dopo il KO nel rettangolo del Ravenna, in casa United si schiera la Bagnolese, terz'ultimo posto in classifica. È l'undicesima giornata di campionato del girone di ritorno e fra i ragazzi di Mister Gori si conta l'assenza degli infortunati Contessa e Siku dalla retroguardia biancazzurra e degli squalificati Bellini e Capitan Benedetti. Così rispondono presenti a centrocampo il trio formato da Lordi Panizze, De Silvestro e Abonchelet. Il direttore di gara è il signor Michael Guiotto dal reparto di Schio. È subito Moviola all'ottavo, vassallo sulla fascia conduce in area dribblando fra i difensori, ma un presunto sgambetto lo atterra. Si reclama il rigore, ma per il direttore di gara sembra non esserci dubbio e si continua a giocare. Al quindicesimo Abonchelet sulla fascia smista per Lordi Panizze sulla tre quarti, che si inoltra e sferra la saetta, tiro che si scontra contro la traversa bagnolese e così sospiro di sollievo rosso-blu. Al 26esimo Biguzzi da centrocampo in un rinvio per Dantoni, marcato da Bertozzi, che stoppa preciso, si gira sul difensore, specialità della casa, e tenta la conclusione, parabola però che non prende lo specchio della porta. Al 36esimo Svetkov a tu per tu con Pezzolato tenta la conclusione, nonostante posizione dubbia, ma la retroguardia biancazzurra è efficace da coprire e dopo vari tocchi di rimpallo la palla termina sul fondo ed è corner per la Bagnolese. Al 39esimo, da punizione al limite dell'area, nonostante la barriera a muro di Giaroli, De Silvestro punta fra i pali. Giaroli deduce il lato giusto, ma il tiro a giro lo spiazza ed è così che arriva il gol dell'1-0 e risultato sbloccato per i biancazzurri. Al 45esimo scoccato, come ultima azione, ennesima punizione di De Silvestro dal limite. Così compagni in marcatura sulla direzione della parabola, ma a decidere è il colpo accidentale di Ferrara Pio a far entrare la palla in rete. Si va all'intervallo quindi United Riccione 2 e Bagnolese 0. Al secondo della ripresa, De Silvestro in area per Mokulu, che di testa cerca l'angolino basso. Cocconi salva con un tocco ed è gol scampato per la Bagnolese. In tutta risposta al terzo, Mokulu viene anticipato da Vezzani, che in area mira fra i pali, ma la mira imprecisa e palla sul fondo. Al 17esimo, punizione di Vezzani in direzione Mariani, che sferra il tiro dalla fascia, ma pecca di potenza, così palla che termina sicura fra i guantoni di Pezzolato. Al 25esimo, rimessa di Giaroli in direzione Sacoa, in un 1-1 con Loduca, Pezzolato però esce avventato dai pali e affianca il compagno e, in un brivido, riprende all'ultimo il possesso della palla. Si continua così a giocare ed è pericolo scampato. Al 26esimo risponde lo United con Mokulu al limite. Conclusione ribattuta dal portiere rosso-blu. Abonchelet si cimenta, ma palla ferma fra le mani di Geroli in seconda battuta. Al 32esimo Abonchelet trova spazio e si inoltra fino al limite, poi smista per Ferrara sulla fascia destra, che dopo un rimpallo cerca la conclusione, ma la sfera è lato alla porta. Al 42esimo Lordi Panizza approfitta dell'uscita di Geroli per sferrare dalla metà campo la saetta, parabola che di poco non trova il secondo palo ed è sospiro di sollievo per la Bagnolese. Dopo 4 minuti di recupero finisce così United Riccione 2, Bagnolese 0. E per la prossima giornata di campionato al Nicoletti arriverà lo Scandicci e nel rettangolo della Bagnolese arriverà il Real Forte Querceta. Bene, allora abbiamo sentito la nostra Mary, tra l'altro, raccontarci questo ritorno pronto alla vittoria dello United Riccione con la Bagnolese, questo 2-0, che ha avuto un grande protagonista che tra poco andremo a presentare, vero? E infatti andiamo subito, prima di tutto, il nostro opinionista Attilio Fabbri, di nuovo buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ancora ben trovato. Ed eccolo per la Serie D, il girone D, abbiamo attaccante, autore di tutte le due reti che abbiamo visto nel servizio. Ma una era un autogol, su. Adesso glielo chiediamo a lui se è rotto, se è gol suo. L'attaccante dello United Riccione, Elio De Silvestro, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera Elio. Allora, diciamo, tecnicamente si è parlato di autogol, ma te lo prendi tu questo gol? Assolutamente sì. Quindi doppietta, possiamo dire doppietta? Doppietta. Poi voliamo in eccellenza nel girone B e abbiamo per il Pietracuta il portiere Pietro Amici, buonasera. 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 E il centrocampista Francesco Fabbri, buonasera. 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 Infine andiamo in promozione girone E e abbiamo per il Villa Verucchio l'allenatore Denis Guerra, buonasera. Buonasera. Buonasera mister. E il centrocampista e capitano Luca Genghini, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao. Infine, ultimo, ma non per importanza, il nostro giudice arbitro, opinionista Giuseppe Del Bianco, buonasera. Buona serata a tutti. Buonasera, buonasera Giuseppe.
Allora, abbiamo tantissimi ospiti, quindi insomma dobbiamo dare spazio a tante partite, anche, insomma, anche a tante considerazioni su questi campionati. Ricordiamo Serie D, Eccellenza e Promozione. Partiamo dalla partita di cui abbiamo già visto i riflessi filmati e partiamo appunto dall'autore della doppietta che l'ha decisa. Raccontaci allora questa gara con la Bagnolese, uno United che si è subito rialzato dopo la sconfitta nel derby di Ravenna. Sì, sì, è vero, abbiamo fatto una buonissima partita, ieri il risultato meritato, abbiamo fatto un ottimo primo tempo e il secondo abbiamo gestito bene rischiando il giusto contro una squadra che comunque la settimana prima aveva pareggiato con la prima in classifica, quindi non era assolutamente scontato fare il risultato ieri. Siamo contenti e speriamo di continuare così fino alla fine. Era importante rialzarsi subito dopo la partita di campionato, dopo la partita anche di Coppa, dove siete usciti a testa altissima, però insomma sicuramente era importante riprendere subito la marcia e poi andremo poi a vedere anche la classifica, riprendersi quel posticino nei play-off tanto inseguito e che adesso avete nuovamente raggiunto. No, assolutamente, siamo ancora amareggiati dalla sconfitta in Coppa dove veramente abbiamo dato tutto, però purtroppo il calcio è così. E della sconfitta comunque in campionato con il Ravenna di domenica scorsa che secondo me non meritavamo. E siamo ripartiti forte questa settimana e siamo rientrati nei playoff che ovviamente è il nostro obiettivo e cercheremo fino alla fine di centrarlo. Il tuo è stato un rientro importante per lo United e si vede insomma anche dai risultati e anche dal gioco che sta producendo la squadra in questo momento. No, io sono contento del contributo che sto dando alla squadra, noi siamo una squadra forte secondo me, organizzata con un grande allenatore, un ottimo allenatore, un bravo allenatore e sono contento di dare il mio contributo. Ti aspettavi questa risalita in classifica? Perché c'è stato un momento in cui comunque insomma eravate più vicini alla zona play-out che non alla zona play-off, invece avete incominciato a macinare vittorie su vittorie e siete arrivati fino a questa quinta posizione attuale. No, abbiamo reagito da squadra dopo le due sconfitte sia con la Gianermina che con la Pistoiese. E sapevamo di poter far bene nel girone di ritorno, ovviamente c'era bisogno di tempo perché a dicembre sono cambiati tanti giocatori nella rosa. Però adesso i risultati ci stanno dando ragione alla società che ha fatto delle scelte a dicembre e a noi che comunque sul campo stiamo dimostrando il nostro valore. Una società Tiro che non ha mai perso comunque di vista l'obiettivo anche nei momenti di difficoltà e questo no, insomma... Ma io l'ho sempre detto, questa è una squadra, era forte anche prima la squadra, mancava qualcosa ma era forte, è sempre stata forte e ho sempre detto che i playoff ci poteva arrivare benissimo. Anche le partite perse con le prime, io le ho viste in casa, tutte partite fortunate che non meritavano di perdere al 90esimo con un cross che è andato in gol. Quindi la squadra è questa, adesso poi dopo a gennaio sono arrivati due o tre elementi che hanno fatto ancora più la differenza, il gruppo c'è, la squadra è forte. Ti ha fatto una bella impressione ieri vedendola dal vivo? Sì. E il Riccione secondo me sta dimostrando sempre di più quanto è davvero squadra, nel senso anche a livello di giocate si vede che preparazione c'è, a livello di gesto tecnico si può prendere al di là comunque della bravura e non gli togliamo i meriti a Elio, sicuramente quella è anche un'azione preparata da casa in allenamento dove c'è tutta una scelta del mister, dove c'è del gran lavoro, l'ha detto anche il mister dopo, probabilmente lo sentiranno nel dopogara, sì. Dello specchio, e secondo me il Riccione piano piano si trova addirittura senza guardarsi in campo e questo è importante perché fa vedere la sintonia tra i giocatori. Dopo l'importante in partite come queste, da qui fino alla fine, secondo me non cedere soprattutto sotto il punto di vista caratteriale, perché le squadre quando non riescono a fare punti fanno leva su quello che i piedi non arrivano, come si è visto ieri in diverse occasioni, si fa leva poi su una caratteristica morale che quando si vuole portare a casa il risultato non bisogna assolutamente perdere di vista il focus e non cedere. Eccellenza girone B 1-0 del Pietracuta sul campo della Comacchese, gol partita di Filippo Fabbri al 39esimo del primo tempo. Inizio da Pietro per farmi raccontare questa partita. Era una partita molto dura, lo sapevamo, loro erano una squadra che comunque cercava di fare punti
e abbiamo un po' sofferto all'inizio, siamo fatto correre molto, però abbiamo trovato il gol alla fine del primo tempo e nel secondo tempo abbiamo avuto molte occasioni, solamente che non siamo riusciti a chiuderla e comunque alla fine è andata bene. Quindi Francesco, mi parlate di una vittoria, diciamo, comunque meritata, di misura, ma che ci sta tutta, insomma, non in discussione. No, la vittoria ci sta tutta, nel senso, come ha detto giustamente Pietro, abbiamo avuto un attimo di assestamento all'inizio, non abbiamo da registrare grandi occasioni, se non un salvataggio mentre uno che stava per tirare in aria, però avevano più il pallino del gioco. E dopo, quando ci siamo sistemati, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, prima, una volta trovato il gol, per raddoppiare, per poi chiudere la partita, poi le abbiamo sbagliate, qualche mischia in aria da segnalare per loro, dai, qualche occasione così, però nel complesso direi che è giusta la vittoria. Ecco, siete una squadra che all'inizio del campionato ha pagato un po' lo scotto del salto di categoria, e ci sta, però adesso mi date l'idea di una squadra molto quadrata e difatti tutti i vostri avversari fanno una tremenda fatica quando vi devono affrontare, sì, al di là poi del risultato finale. Diciamo che abbiamo trovato già la nostra quadra, abbiamo sofferto sul piano della cattiveria agonistica, dell'intensità all'inizio, le prime partite, prendevamo gol troppo facilmente, prendevamo gol all'inizio, i primi minuti, poi non è facile quando parti 1-0, c'è stata una partita che abbiamo preso gol dopo 7 secondi, quindi non è la situazione migliore, esatto, per partire. È stata colpa di Pietro? No. Pietro tante volte ci ha tolto le castagne, quindi gli dobbiamo dire grazie. E invece dopo ci siamo sistemati, abbiamo trovato appunto la nostra quadra e stiamo facendo abbastanza bene, dai. Perché Giuseppe, in effetti è una squadra che, abbiamo detto, insomma, prima o poi verrà fuori, ed è venuta fuori bene, perché è una compagine, insomma, difficile comunque da fronteggiare. Secondo me c'è il lavoro del mister, che è Pietro Acuta, Luca Frignani, a Pietro Acuta da diversi anni. Ci sono dei giocatori molto bravi, secondo me, ben amalgamati. Alcuni sono nuovi, ma molti sono l'ossatura della squadra anche dell'anno scorso. Ovviamente stiamo levando Mice Fabbri da questo non c'entrano Mice Fabbri con quello che stai dicendo. No, cioè, loro sono due ottimi giocatori. Fra l'altro Francesco sta facendo molto bene, sono contento per lui, anche Amici, il portiere, so che è sotto osservazione anche da parte di altre squadre, perché i fuori quota bravi, diciamo, sono ricercati. Io ieri sono andato a vedere, per dire, una partita di promozione, proprio per vedere un giocatore che so che su di lui ci sono gli occhi puntati, su squadre di Serie D, quindi, cioè, i giovani fuori quota, diciamo, quelli bravi, vengono tenuti sotto osservazione da squadra di categoria superiore. Chi è che osserva Pietro? Chi lo osserva? Chi lo osserva Pietro? Adesso non posso dirlo, chiaramente, però lo so. Lo sapevi, Pietro, che sei osservato? Ti senti osservato quando scendi in campo? Non tantissimo. Te sei tranquillo, sì, dici tanto. Penso poi alla partita. Giustamente. Ma io parlo con i direttori sportivi, cioè, quindi... Lo so, cercavo di capire qualcosa, ma niente, non ti vuoi sbilanciare, va bene. Allora, dobbiamo parlare di un'altra vittoria. Oh, che bello quando parliamo tutte di vittorie. Bottino pieno a calcio.basket in questa seconda parte. Parliamo di promozione, parliamo di questo 3-0 del Verucchio in casa del Granata. Tutto nella ripresa con la doppietta di Berluti al 19esimo, al 35esimo e poi rigore di Sacco al 45esimo. Inizio ovviamente dal mister. È stata una partita più o meno come quella che ha raccontato Franci qualche secondo fa del Pietracuta. Siamo partiti forse con un po' contratti e siamo venuti fuori un po' alla distanza. Loro sono partiti forte, noi abbiamo sciupato qualche occasione nel primo tempo e il secondo tempo è andato tutto molto, molto meglio. Loro sono calati, noi siamo rimasti sullo standard e abbiamo portato a casa i tre punti, che coronano un po' un periodo, visto che a novembre, quando ero qui, eravamo in una situazione dove eravamo ultimi, 4 punti, e dai primi di novembre ad oggi abbiamo cambiato un pelino la classifica e abbiamo avuto la fiducia della società, che poteva fare come magari altre società anche nello stesso girone, che partivano da me e andando a mezza rosa magari cambiare, invece
hanno avuto fiducia in noi e noi speriamo di ripagarli, perché da novembre ad oggi abbiamo... Era più facile forse cambiare allenatore e prendere 8-10 giocatori piuttosto che provare a cavarci le gambe con il progetto che era partito da giugno-luglio. Però anche qui sta anche la forza di una società, nel tenere infatti, comunque duro anche in quelle che sono state le proprie idee, no, dell'estate. No? Nel senso che a novembre 4 punti... scherzavi, ti hai detto è obbligatorio vincere, no? Eh sì. Era obbligatorio, mi sarei mandato via io e avrei mandato probabilmente via anche mezza squadra. E invece a iniziare dal capitano, che no, è sempre il colpevole numero uno in campo. Però fondamentalmente hanno creduto in noi, e era più facile probabilmente rivoluzionare la rosa e lo staff, e invece hanno creduto e noi siamo diventati più gruppo, e il gruppo sta portando a casa per i loro meriti, sta portando a casa qualche punticino che ci possono far comodo, insomma, per arrivare all'obiettivo che è salvarci, insomma. Ecco, capitano, qual è il segreto di questa risalita? Perché adesso siete al sesto posto con 34 punti, quindi è una bella risalita. Mi aggancio a quello che ha detto il mister, sicuramente. Diciamo che il fattore principale è stata la coesione, l'unione di intenti. Abbiamo capito che dovevamo vivere la settimana in maniera diversa, arrivare alla partita in modo diverso, e abbiamo iniziato a lottare su tutti i palloni, non dando nulla per scontato, e quindi abbiamo iniziato pian piano a macinare punti. Chiaramente con le vittorie arriva anche un po' di fiducia e abbiamo iniziato a credere in noi stessi. Adesso siamo una squadra completamente diversa da quella che eravamo un girone fa, quindi tanto di cappello allo staff, alla società, al gruppo che ha saputo reagire. E la cosa positiva è che nell'ultimo periodo ci sono state diverse assenze, anche magari importanti, che in un'altra squadra potevano influire, diciamo, in maniera negativa. Invece la cosa bella è che questo è un gruppo che, se qualcuno manca, chi lo sostituisce bene, anzi forse anche meglio. Quindi. Quanto è importante anche la tranquillità che vi trasmette il mister? Perché il mister, si vede, insomma, che è una persona che trasmette al gruppo, anche nei momenti difficili, quella tranquillità che poi è necessaria, perché poi quando arriva il panico sicuramente si va, non si riesce a riemergere. Certo, no, ma infatti, guarda, io sono qua da Verucchio da tanti anni, questo credo che sia il nono fine anno. Quello di cui sono molto contento è che quest'anno veramente c'è un ambiente che è sereno, si riesce a lavorare bene, si riesce a lavorare in gruppo, e c'è piacere comunque sia di andare al campo, e questo fa la differenza. Eh già, fa sempre la differenza. Andiamo a fare, Giuseppe, il nostro giro di campionati, poi qualche messaggio per i nostri amici, ne sono già arrivati tantissimi, tra l'altro. Da dove iniziamo? Partiamo? Dalla promozione? Sì, dalla promozione, qui abbiamo il cambio di guardia in vetta alla classifica, dove la Sampierana ha battuto la Stella Rimini per 2-0, e il Gambettolo invece è inciampato contro il Bachia, un pareggio 1-1, una partita molto combattuta con diversi rimpianti, ma il Gambettolo è figlio anche della partita proprio contro il Verucchio, con la sconfitta contro il Verucchio, dove ha rimediato ben 3 giocatori squalificati. Ma al di là di questo, diciamo, e poi anche detto che il Bachia, comunque, il Bachia è una buonissima squadra che ha dato, ho visto le immagini, fra l'altro ha dato battaglia sul campo. Resta il fatto che la Sampierana, con una partita da recuperare, si trova in testa ora con un punto di vantaggio, eventualmente nel caso di vittoria potrebbe andare a 56 punti, allungare a più 4 sul Gambettola. Bene il Nova Feltre, che ha rifilato sul campo di Morciano al Misano, perché ieri il Misano giocava sul sintetico di Morciano, e ha rifilato 3 gol alla squadra misanese che era presente alla partita. Mi ha detto che comunque il Misano ha espresso buone trame di gioco, ma una squadra che punta molto sui giovani, e quindi il Nova Feltre, che è una squadra esperta, una buonissima squadra, ha vinto con 3 gol di scarto. Ebbene il Verucchio, come dicevamo prima, che ha fatto un'ottima risalita e ora si trova in sesta posizione. Io ieri ho visto Torconca, il Calbi di Cattolica, Torconca 2M, una buona partita, diciamo. Sono andato per vedere il Torconca, che non avevo più visto dopo tutti i giocatori che ha preso nel mercato di riparazione, vuol dire Mercuri, Pasolini, Casolla, eccetera, eccetera.
è una squadra diversa rispetto all'inizio del campionato, quando li avevo visti anche con la Sampierana, avevamo pareggiato in casa per 2-2. Infatti ha battuto lo Scod di Rennes. Anche lì hanno tenuto duro con Adrian Ricchiuti in panchina. Esattamente, non ha fatto esattamente. Ma fra l'altro un Adrian Ricchiuti molto presente, diciamo, in panchina, che incitava i suoi giocatori. Ma lo Scod 2M, diciamo, che non ha dimenticato per certi aspetti, nonostante sia andato in doppio svantaggio sul 2-0, poi ha segnato proprio con quel giocatore calcio di rigore che ero andato a vedere in particolar modo, Riccardo Montesi, che so che è un giocatore della 2M dove hanno messo gli occhi parecchi osservatori, diciamo. E poi nel secondo tempo il tris del Torconca, che ha legittimato il risultato. Per quanto riguarda il campionato di promozione, la bassa classifica, se finisce oggi praticamente non ci sarebbero i play-out, perché col discorso della distanza dei punti i play-out non ci sarebbero. Resta il fatto che in cima alla classifica ci sono queste due squadre che lotteranno fino alla fine. Fra l'altro ci sono anche dei recuperi, c'è il Wisnoa Feltre che giocherà contro il Frat all'8 di marzo alle ore 15. Quindi mercoledì. Esatto, il Bellaria Sampierana, che era stata sospesa, si giocherà alle 20:30 l'8 di marzo. Si comincia dal primo del secondo tempo, perché l'arbitro aveva sospeso alla fine del primo tempo la partita. Idem per 2M Misano, che si giocherà comunque il 15, non mercoledì prossimo. Si comincerà dal primo del secondo tempo e si giocherà alle ore 20:30. Allora, qui voglio approfittare dei nostri ospiti di questa sera per chiedervi, visto che qua continua questo duello, ma ormai è da... ormai mesi possiamo dire che c'è questo duello tra Sampierana e Gambettola, chi lo vince, mister? Se dico qualcosa metto in difficoltà, partono gli scongiuri. Io da presidente col Gambettola. Allora, la pongo in maniera diversa: qual è la squadra che vi ha fatto più impressione? Io confermo quello che ho detto a novembre, e io ero qui dopo aver giocato la partita proprio contro la Sampierana, e secondo me, confermando quello che ho detto, la Sampierana è un gruppo, è una squadra, è organizzata in maniera, secondo me, diversa rispetto a quella del Gambettola, che ha dei grandissimi singoli, ma è un po' più legata al singolo. Ok. Luca, sei dello stesso avviso? Fa diverso, sì, sono dello stesso avviso. No, puoi dire la tua. No, sono dello stesso avviso e... poi adesso, poi domenica dovremo affrontare la Sampierana, quindi sarà dura, però anch'io la vedo così. Cioè, la Sampierana mi sembra più squadra, perché sono giocatori che sono lì da tanti anni, quindi è un gruppo che si conosce, il mister ha fatto, insomma, ha un passato importante, quindi secondo me è la candidata, alla luce del fatto che se dovesse portare a casa il recupero col Bellaria comunque metterebbe 4 punti, non sono pochi. Ecco, non è che mi state facendo i rufiani perché dovete incontrare la Sampierana, voi due, avevo un po' questo dubbio, mi era venuto un po' questo dubbio. Tieni presente, Roberto, che all'ultima giornata ci sarà proprio lo scontro diretto fra le due big del campionato. Quindi bisogna vedere con che distanza di punti arriveranno, perché sarà una super partita. Insomma. Esattamente. Bene, insomma, è molto molto interessante questo campionato, poi con il calendario che ci ha messo anche del suo con questa cosa, anche se poi potrebbe arrivare con una delle due che ha già preso il largo e potrebbe festeggiare in faccia all'altra se dovesse esserci un margine già favorevole o la Sampierana o il Gambettola. Allora, andiamo in eccellenza, girone B. Allora, l'eccellenza girone B, anche qui abbiamo, rispetto al campionato di promozione, abbiamo una lepre che sta fuggendo, che è il Victor San Marino, è vittorioso nel derby sabato scorso contro il Tropical Coriano, nonostante sia rimasto in 9 uomini a mezz'ora dalla fine. E, fra l'altro, è espulso anche Scott Arlotti, ex di turno, che ha segnato il gol della vittoria proprio per il Victor San Marino. È una partita... gol ed espulsione, sì, per una frase blasfema, diciamo, una bestemmia, così, in campo. L'arbitro, gli tiriamo l'orecchio. L'arbitro ha firmato il gioco e rosso diretto, diciamo. Ma al di là di questo, direi che ha dimostrato ancora una volta il Victor San Marino che è una difesa ermetica, perché nonostante fosse rimasto con 2 uomini in meno, il Coriano ha colpito anche una traversa nel finale, non è riuscito comunque a scardinare la difesa. Questo dimostra che è una squadra tosta, una squadra che non subisce gol
perché ha uomini molto importanti sia a centrocampo ma anche in difesa, a partire dal portiere Pastini, De Queiroz e tanti altri, diciamo. Cioè sono 15 gol in 29 partite, quindi uno ogni due partite. Insomma, esattamente. Importante. Quindi direi che è lanciato verso la vittoria finale in questo campionato, ma hanno vinto anche quelle dietro, ha vinto il Progresso, sempre nell'anticipo di sabato scorso, ha vinto il Russi che si è sbarazzato del Classe per 2-0, ma il Russi ha giocato 89 minuti in 10 uomini perché al primo minuto del primo tempo è stato espulso Rossi e quindi ha giocato. Che cosa ha combinato? Non lo so cosa possa aver fatto, ma per essere stato espulso al primo minuto deve aver fatto qualcosa di grave, sicuramente, diciamo. Però la squadra di Farnetti è stata lì con la testa, ha sbloccato la partita Gasperoni, giocatore importantissimo anche questo che è arrivato durante il mercato di riparazione, giocatore molto forte che va insieme a tutti gli altri, Ferretti, Salomone, eccetera eccetera. Quindi il Russi non molla, però 9 punti di distacco dal Progresso sono tanti a questo punto del campionato. Ribadisco che nel mese di marzo ci sono 2 turni infrasettimanali, quindi secondo il mio punto di vista potrebbe decidersi molto probabilmente anche il campionato, perché poi rimarranno dopo il mese di marzo 4 partite alla fine del campionato, quindi il mese di marzo si giocherà praticamente sempre a partire dalla prossima settimana, da mercoledì, poi ci sarà un turno infrasettimanale l'ultima settimana di marzo e quindi per i giocatori sarà veramente un tour de force tutte queste partite nell'arco di 3-4 giorni. Per quanto riguarda invece le altre partite dobbiamo dire del Cattolica. Il Cattolica che è andato a vincere fuori casa contro il Sant'Agostino e ha fatto, fra virgolette, un piacere anche a tutte le squadre che sono fuori dalla zona play-out, Pietrarcuta compreso, Coriano compreso, eccetera, eccetera, perché ha battuto proprio il Sant'Agostino, squadra che disputerebbe i play-out, se il campionato finisse oggi, insieme al Classe. Il Classe stesso che ha perso per 2-0 contro il Russi, quindi praticamente hanno guadagnato, vedi il Pietrarcuta, con la vittoria a Comacchio, hanno guadagnato punti proprio sulla zona play-out. Poi, un dato importante, mentre invece il Cattolica ha lasciato l'ultimo posto in classifica al Del Duca che è stato sconfitto, però penso che ormai le ultime 4 siano talmente distanziate, Valsanterno, Comacchiese, Cattolica e Del Duca Grama, che sia veramente difficile recuperare le posizioni per poter arrivare, non dico la salvezza diretta, ma quantomeno ai play-out. Ecco. Ah, beh, però certo, sì, bisogna stare attenti perché ne retrocedono 5 e qui se non fai punti potrebbero essere le altre squadre sostanzialmente che potrebbero essere distaccate e quindi retrocedere direttamente. C'è un messaggio che dice proprio Attilio: ieri il Cattolica ha vinto ma siamo sempre in retrocessione, ne vanno giù 5, non c'è da gasarsi, lo dicono proprio gli ultra. Sì, purtroppo è un'amara verità, però insomma almeno è arrivata la vittoria, ma purtroppo un altro campionato, insomma un campionato da dimenticare per il Cattolica. È arrivata, però bisogna fargli, scusa, un applauso ai ragazzi che non mollano, certo, perché certo. Voglio dire, essere ultimi, ora penultimi in classifica, una posizione insomma però ogni partita, perché anche il Victor San Marino nel turno precedente ha avuto delle difficoltà per battere il Cattolica, quindi non mollano mai, quindi questo bisogna veramente dire ai ragazzi, ai giocatori che stanno facendo bene, stanno onorando la maglia. Invece ci è voluta la capolista per infliggere la prima sconfitta al Tropical del nuovo mister. Esatto, la prima sconfitta perché Scardovi veniva da 10 risultati utili consecutivi, non aveva mai perso da quando era sulla panchina del Tropical Coriano, è arrivata la prima sconfitta, ma finita la partita ha detto è bene perdere una partita e poi vincere magari 2-3 le prossime, questo ovviamente si dovrà verificare perché il turno del Tropical Coriano per le prossime partite non è sicuramente facile perché domenica ospiterà il Progresso, poi nel turno infrasettimanale andrà a Dieghero contro una squadra arrabbiata che ieri ha perso contro il Valsanterno, fra l'altro proprio prima di venire in trasmissione ho visto Stefano Scarpellini, il team manager diciamo del Diecoli Factotum, che era abbastanza arrabbiato per la sconfitta di ieri, ma sempre positivo come è lui, certo, come persona, diciamo. E poi il Tropical Coriano affronterà in casa il Sampa Imola, quindi tutte squadre a parte il Dieghero di alta classifica, Progresso e Sampa Imola, con 2 partite casalinghe. Allora, un po' di domande. De Silvestro, quanto è importante liberare la tua gamba sinistra ogni settimana?
Cioè, che senso liberare? Per il tiro? Per il tiro, il tuo sinistro? Magari una punizione a partita non sarebbe male. Dal limite. E te le fanno battere oppure cioè, devi litigare per battere la punizione? Ogni tanto. Perché ogni tanto, perché lì... Mancava Benedetti, che anche lui le calcia molto. Già, di per quello, difatti so che anche lui... Io dicevo anche Monculo che lo volevo battere. È un punizionista, insomma. So che lì... gruppo, però quando c'è la punizione ognuno dice ci penso io, bisogna fare la cosa, perché quando sono tanti specialisti averne poi di specialisti. Poi chiedo a Dennis Guerra come mai non è venuto in studio con il vero capitano del Verucchio, firmato il Cap di sì. Non lo so, no, che sarebbe il vero capitano, quello che si è firmato, è lui? Sì, sì. Diciamo che in un grande gruppo tutti vogliono fare provare a fare il capitano, io ho conosciuto lui e vado avanti con lui, ovviamente. Quindi la fascia rimane, nonostante questo messaggio, rimane sul suo braccio. Da sotto cercano di... È un anno che dopo il problema, è che ha avuto un periodo fra influenza, naso, che è assente, quindi quando non c'è... A chi va la fascia? A dei compagni comunque sia che se la stanno meritando alla grande. Ma c'è qualcuno che da 9 anni come te li ha il Verucchio oppure sei l'unico? Secondo me è quello che ha scritto il messaggio. Però vedi, è stato il mister è coerente, non è come Inzaghi dell'Inter che la fascia di capitano è vacante, cambia ogni domenica. Fluttua. L'ultimo turno ce l'aveva Lautaro, poi prima ancora Skriniar. Ma non è l'unico, non è l'unico. Marella. Fa le prove. Ok. Poi dicono, tagliati i capelli zio Enea. Questo è per me. Ah, ecco. No, perché aveva anche Pietro, come candidato, eravate voi due. Il mister no. Il mister no, perché l'ho ascoltato tempo fa. Ok. Poi dicono "Ciao belli, ciao Giro". Cioè, che, leggimi anche questo qui perché Giusto. Perché... Forza Pietracuta. Giustamente. Poi ce n'era un altro per Pietro Amici, gran portiere. Grazie. Questo è l'osservatore che ha espresso già il suo giudizio. Il Tropical non riesce a pareggiare una gara con gli altri 9. Che peccato, Mario. Vabbè, però gli altri sono la capolista, cioè quindi ci può stare. Per perdere col Victor ci può stare. Insomma, ha perso in tanti in questo campionato. 22 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, quindi insomma direi che è un cammino molto importante. E poi qua già iniziamo a vedere la prossima arrivo. In casa United, perché dicono Attilio, è vero che domenica i tifosi del Pino organizzano una festa a Taccola? Da Enzo. Taccola è ben visto a Riccione, Riccione in Serie D è merito di Taccola, l'abbiamo ha sempre avuto detto. Un grande merito il mister, sì. Se non c'era lui, Riccione quest'anno non faceva la Serie D. Quindi è giusto che lo festeggiano, però ognuno la partita se la gioca, ognuno per il suo risultato. E beh, no, gli fanno la festa, sì, fanno in questo senso, festa. Poi dopo che ho cosa voglio dire... Ho sentito anche voci oggi che siccome che 2 o 3 domeniche fa gli hanno consegnato la Coppa e non c'era nessuno della vecchia società, domenica in campo vogliono fare una fotografia con Taccola con la Coppa che ha vinto l'anno scorso. È giusto, mi sembra una bella iniziativa. Sì. Leggimi anche questa, perché così sentiamo anche con Elio. Attilio, perché ieri non c'era il presidente Cassese? Cassese era impegnato a Barcellona a una fiera, quindi esatto, lo sapevamo, non c'era per quello il motivo. Ah, ecco. I tifosi non lo sapevano, ma noi lo sapevamo. Era una fiera di elettronica la più importante mondiale, che c'è a Madrid, sì. E quindi... Non poteva non mancare. Non poteva mancare alla fiera, non alla partita. Anche se era in collegamento, l'ha ascoltata, ha sentito tutto. Quindi ha sentito il presidente la tua... Sì, e mi ha detto molto bene, di poche parole ma coinciso, molto bene. Beh, no, ma ce l'aveva con Elio, molto bene. Probabile. Ha sbagliato il numero, cioè perché siete vicini. Con Elio sì, perché l'ha scelto lui, Elio l'ha voluto lui a Riccione, il 100% è merito suo. Eh sì, cioè, l'ha voluto è un uomo del presidente, sì. Tirando fuori un vecchio film, gli uomini del presidente. Elio, che effetto ti fa vedere il presidente in panchina lì e com'è? No, il presidente ci dà una grande carica quando viene in panchina. E poi è una persona ambiziosa che vuole sempre vincere, quindi tira fuori il massimo da tutti, veramente.
Cioè, è bellissimo poi quando finisce la partita che viene ad abbracciare tutti uno per uno. Sì. Cioè, davvero una grande famiglia, molto bello, ma sempre molto bello. Oh, chi è che ci scrive? Ieri ho ascoltato la Mary su Facebook in diretta. Mancavi te, Attilio, come con Roby, Danny. Cioè, tu hai fatto, scusa, la telecronaca, non ti sei portata vicino a Attilio? No, io l'ho fatta con Alan. Sì. Che ce la smistavamo. Dopo, sì. Quando Alan si collegava con la radio, io continuavo da sola. Ma Alan mi ha lasciato da sola praticamente dopo i primi 20 secondi. Quindi okay. Io sono stata un attimo titubante. Vedi, io però... invece ho avuto Attilio per tutta la partita. Vuol dire. Bene, va bene, comunque t'hanno sentito. Fateci sapere com'è andata, Mary, in questa... Devo capire se può essere replicabile questa telecronaca o meno. Qua facciamo anche un piccolo appello, soprattutto in occasione dello Scandicci che arriverà domenica in casa sempre al Nicoletti, perché dicono peccato che anche ieri al Nicoletti c'erano solo 75 del pubblico. Si può fare la Serie D così? No, rispondo io, perché i ragazzi meritano. Pochissima gente, stiamo lottando per portare la gente. Sì. Ma 75 c'erano? Li ha contati? Mario ha contato bene? Io non li ho contati, però c'erano, sì. Dai. Ok. Però centinaio, però sono poche. Pochi, una Serie D, poche. Stiamo lottando in tutti i modi, ma è difficile. Riccione è passato con la batosta e ancora non se la dimenticano i tifosi. L'anno di Pollini, di giocatori. Vabbè, però non è che si possa andare avanti sempre pensando. È riuscito a portare a grassi 500 persone allo stadio, perché entrare gratis, da mangiare, giochi ai bambini, spettacoli in stadio, DJ a metà partita, però ribadisco, cioè, secondo me poi è un modo per portare Riccione la gente. Si deve svegliare, deve però, stare vicino a sta squadra, deve stare vicino allo stadio, si va per vedere la partita, i risultati per quello. La squadra le sta facendo, i ragazzi danno l'anima e anche Riccione si deve svegliare. Anche perché leggiamo questo, posso, per il mister appena arrivato. Ah sì, scusami, anche perché se posso, anche per la società che sta facendo degli sforzi non indifferenti. Giustamente. E anche per voi che state comunque facendo un bel campionato, avete fatto una bellissima coppa, tra l'altro. Quindi, insomma, meritate soddisfazione un, quando c'è tifo, un seguito tribuna, più importante. Spettacolo anche per i giocatori in campo. Certo, no, ma per quello dico, perché alla fine c'è, cioè, inutile che. Cioè, alla fine il riccionese deve andare a vedere la partita di calcio della sua città se vuole vedere il calcio. Poi dopo è chiaro che se uno porta la stella nell'intervallo, magari vengono persone che vengono solo per vedere quello, magari dopo l'intervallo vanno via dallo stadio perché non gli interessa la partita. Invece è la partita che uno deve andare a vedere, quello intendo. Soprattutto perché a livello di un pochettino di patriottismo, voglio dire, c'è una squadra che è meritevole se si vuole continuare a dare una crescita, soprattutto anche a livello di nucleo di una squadra e anche nei confronti del presidente che ha investito tanto, cioè ci vuole il seguito, anche perché, e lo dimostrano soprattutto tanti risultati, anche come possiamo prendere il Rimini l'anno scorso, il pubblico è il 12° giocatore in campo. È il 12°. Allora, dobbiamo andare da Power X, a proposito di United, e a proposito di fiere con la tecnologia all'avanguardia, e poi voglio questi due messaggi qua per i nostri ospiti, il mister e il capitano qua, perché sono due domande per voi. Eccoci qua, allora. Qua subito ci chiedono. Subito per il capitano. Cap, chi ti ha rotto il naso? Ah, un ragazzino che adesso glielo devo far pagare assolutamente. No, sto scherzando. Un contrasto di gioco in allenamento ci può stare. Sì, capita. La terza volta. No, non è uno di quelli che vuole la fascia di capitano, però. No, ancora lui un po' di strada da ancora deve fare, quindi non è che sia stato assoldato dall'altro. Tutto può essere. Perché può essere, dice, a questo punto... facciamo fuori la fascia. Comunque io sono solidale, perché anch'io giocando quando ero più piccola me lo sono... Quanti nasi hai rotto? Te lo sei spaccato tanto. Due volte. Okay. Ho preso due pedate in faccia proprio a tacchetto pieno. Naso rotto tutte e due le volte. E quanti ne hai rotti? No, io ho rotti. No, caviglie, ginocchia. No, perché sennò sembra la povera vittima che è poveretta. Ogni tanto invece. Poi, qua ci dicono: complimenti a Mister Ringhio Dennis Guerra per il lavoro che sta facendo dopo una partenza difficoltosa. Grazie, ti piace questo Ringhio? Sì, Ringhio, perché
di natura sono abbastanza polemico, cioè, un po'. Sembro un po' così, dai, pacato, invece magari sono un po' polemico. Ha smentito quello che hai detto. Beh, no, però la squadra dà comunque sicurezza, dà tranquillità. Poi dopo è chiaro che è un mister grintoso, quello lo sappiamo, insomma. Ci vuole anche un po' di grinta, perché sennò alla fine... Cioè, allora, qui vedo qua sì. Sempre chi sì, sì, chi ti ha rotto il naso, cioè, tutti vogliono sapere chi ti ha rotto il naso, forse è quello che te la rotta, no, scherzo, no? Allora, sì, c'è questa... Scusate perché rido, perché dicono... Ah, ecco. Forza no. Taccola, coppa meritata, un tifoso a caso da Reggio Emilia, la ragazza che legge i messaggi è single. Ho un caratteraccio, Ha un carattere, rompe qualche... No, Nasi no, però rompe tutto il resto. Rompe tutto il resto, diciamo così, mettiamola così. Allora, diamo un'occhiata anche alla Serie D, alla classifica. La faccio commentare a Elio perché abbiamo fatto tutto il giro di campionati, ma voglio arrivare anche in Serie D perché è una bella classifica, la vogliamo anche vedere, perché è una bella classifica anche per la Romagna. Perché qui abbiamo, dopo la Gian Erminio... che ha 61 punti, la Pistoiese che ne ha 59, però abbiamo il Forlì a 52, il Ravenna a 48, lo United di Riccione a 46, poi c'è un'Emiliana come il Carpi a 44 e poi abbiamo la San Maurese a 42, quindi indubbiamente una bella classifica, diciamo, per le squadre romagnole, ed è una classifica importante, Elio, perché insomma vi siete subito ripresi, a scapito in questo caso del Carpi, una posizione tra le prime 5. Sì, la classifica è molto corta, da qui alla fine saranno tutte partite difficili perché ogni squadra gioca per qualcosa, per un posto nei play-off o per non rientrare nei play-out. Noi siamo contenti di essere in quella posizione, tocca rimanerci vincendo le partite che ci sono da qui alla fine. Certo, allora... Andiamo con i saluti, perché è già ora della terza parte legata a Rimini. Grazie ad Attilio Fabbri. Grazie, buonasera a tutti. Grazie ad Elio De Silvestro. Grazie a voi, buonasera. A Pietro Amici. Grazie a voi. Grazie a Francesco Fabbri. Grazie, buonasera. Grazie a Denis Guerra. Buonasera, grazie a voi. A Luca Genghini. Grazie a voi, ciao. E ovviamente al nostro Giuseppe Del Bianco. Buona settimana. Benissimo, adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con il servizio su Carrarese Rimini, purtroppo... La Toscana continua a riservare poche soddisfazioni per il popolo biancorosso. Prima però dopo conquistati anche oggi 3 punti. Che partita è stata? Sì, sono molto contento della partita di oggi perché giocare contro la Bagnolese è sempre molto difficile. Abbiamo fatto un primo tempo grandissimo. Penso abbia dato 9-10 tiri in porta, al di là della traversa. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo concesso soltanto una mezza occasione su un fallo laterale dove erano in 20 dentro l'area, quindi sono sempre situazioni difficili da controllare. Mi ha fatto molto bene, mi ha fatto 2 gol, però abbiamo avuto un atteggiamento giusto, li abbiamo chiusi là, abbiamo iniziato a mettere tante palle dentro, tanti cross, tanti tiri da fuori, e abbiamo creato tante premesse per fare gol. Secondo me abbiamo fatto veramente un primo tempo di altissimo livello. Secondo tempo potevamo gestire un po' meglio alcuni palloni in uscita per andare a chiudere la partita, però complessivamente sono molto contento. Oggi avevamo tante assenze, per la prima volta abbiamo giocato senza i nostri 2 giocatori di geometrie, che avevamo fuori sia Benedetti che Bellini, e quindi sono contento perché avevamo dovuto adattare tanti giocatori. Biguzzi oggi era adattato, Lorchipanizza era adattato, De Silvestro era adattato, e hanno fatto tutti e tre una grandissima partita, perché è una cosa che va elogiata. Lorchipanizza per necessità ha dovuto fare 5-6 partite terzino sinistro, è una mezzala, oggi ha dovuto giocare poi davanti alla difesa. De Silvestro penso che sia stato uno dei migliori in campo, ha giocato mezzala a destra, non l'aveva mai fatto, però ha le qualità, che è un giocatore estremamente intelligente oltre che forte per farlo. Infatti abbiamo visto 2 griffe, una cercata e voluta, la seconda probabilmente su un tocco poi di un difensore che poi è entrata al secondo pallone, sempre battuto da una punizione di De Silvestro. E 2 parole insomma anche sulla prestazione? Sì, ma De Silvestro è un giocatore che ha un piazzato incredibile, nel senso noi quello schema lì su calcio di punizione che chiamiamo specchio lo facciamo spesso, e quando uno batte così bene è difficile per il portiere leggere quella traiettoria lì, con o senza deviazione. Poi aveva battuto anche 2 ottimi calci d'angoli, uno per Mokulu e l'altro per Madi, che non si è riuscito a fare gol. Quello per Mokulu era venuto molto bene, penso che sia stato cavato quasi da dentro la porta, e quindi è sicuramente una risorsa avere giocatori come Ferrara, come Benedetti, come De Silvestro, che calciano i piazzati molto bene.
Siamo qui con Elio De Silvestro, alias Uomo Partita. Allora, che partita è stata dopo due griffe? La prima, un tiro a giro che ha spiazzato tutti, portiere compreso. La seconda, dopo un tocco, un artiglio da parte del difensore, è entrata anche quella e hai portato la squadra in vantaggio netto, mettendo il lucchetto alla partita. Sono molto contento della partita, della vittoria, perché non era semplice, non era per niente scontato vincere oggi, visto che loro sono arrivati qui carichi dal pareggio settimana scorsa contro la prima in classifica, ma noi l'abbiamo preparata bene. Faccio complimenti veramente a tutti, alla squadra, al mister che ha preparato bene la partita, alla grande, e siamo contenti. Ha detto il mister che è una posizione riadattata, quella di oggi, data la mancanza dei due squalificati. Come ti sei trovato? No, ma io mi trovo bene, diciamo, in più posizioni nel campo, perché poi alla fine, in base a dove gioco, riesco a ritagliarmi il mio spazio. E oggi sì, non l'avevo mai fatto, magari forse in corso in Coppa, e è andata bene perché abbiamo vinto, ho fatto gol, quindi